Buonasera a tutti i presenti. Chiamo la squadra Melito nel cuore. Maria Bruni. Cossarella Claudio. Crea Concetta Patrizia. Gozzucoli Fabiana. Demetrio Domenica Carmela. De Pietro Vincenzo Rocco. Marcianò Domenico. Marrari Salvatore. Martino Domenico, Meduri Antonino, Praticon Natale, Sergi Bruno, Scrivo Paolo, Toscano Emma, Zappia Ilenia Marina. E il candidato a sindaco, anzi mi correggo, il sindaco ingegner Giuseppe Meduri. Grazie per la vostra presenza. Vorrei iniziare presentandomi. Mi chiamo Katia Cutrubi, anch'io sono candidata alla carica di consigliere comunale. E lavoro da sempre nel campo amministrativo contabile e attualmente sono impiegata presso una società di servizi situata nel comune di Melito. Collaboro anche con SDL Centro Studi di Brescia per quanto riguarda le anomalie finanziarie e bancarie. La mia candidatura nasce dopo la condivisione degli obiettivi elaborati nel nostro programma e per me questa è la prima esperienza, un'esperienza nuova e stimolante, e credo con fermezza che ogni cittadino dovrebbe mettersi in gioco per contribuire al cambiamento del nostro paese. Sono consapevole che la strada è difficile, ma sicuramente non impossibile. Adesso lascio la parola. Farà un intervento la prima candidata, chiamo Patrizia Crea. Buonasera a tutti. Vi confesso che mi sento abbastanza emozionata a parlare oggi a Prunella. La sento quasi come una seconda casa, adottata ormai da 6 anni in questo paese. Mi è stata data la possibilità di parlare forse in maniera ufficiale oggi per la prima volta, quindi ritengo abbastanza doveroso da parte mia fare un preambolo a quello che è il mio intervento. Vi dirò io personalmente, visto che ci sono state tante storie in merito, del perché della mia candidatura e perché ho scelto questa lista. Mi chiamo Patrizia Crea, questo lo sappiamo. Sono laureata in Scienze dell'Educazione e della Formazione, diplomata all'Istituto Magistrale e al Liceo Classico. Lavoro alla Fondazione Marino e ne vado fiera e sono orgogliosa di questo. Scelgo però di candidarmi nella lista Melito nel cuore per una serie di motivi. Il primo è che ho collaborato con Peppe alla nascita di questa lista, per un fattore di coerenza e perché credo nei principi fondamentali che muovono questo movimento. Confermo coerentemente la mia candidatura in questa lista per quella trasparenza, impegno e responsabilità che sono i principi fondamentali di ogni amministrazione politica. Mi si chiede perché scelgo la figura di Peppe Meduri? Per un semplice motivo. Ho avuto modo di sperimentare e di conoscere varie figure politiche, però riconosco a lui un pregio che è fondamentale. La politica non è un potere e non va esercitato come potere. La politica è un servizio ai cittadini e Peppe è sempre stato al servizio dei cittadini. Per questo ho scelto la lista Merito nel cuore. Noi della lista Merito nel cuore, del movimento Merito nel cuore, siamo assolutamente convinti che ad ogni amministrazione debba corrispondere un'analisi molto attenta di quello che è il nostro territorio e i servizi e i bisogni dei cittadini. Ecco perché il nostro obiettivo primario, nonostante io stasera vi parlerò di 2 servizi in particolare o comunque 2 argomenti in particolare, il nostro obiettivo primario sarà, come dicevo, quello di migliorare quella che è la qualità della vita di ogni singolo cittadino, cercando di aumentare l'offerta dei servizi al minor costo possibile. Avremo anche noi delle priorità e queste priorità andranno a coincidere con la soluzione di tutte quelle problematiche che girano intorno ai servizi essenziali e primari per la buona vita dei nostri cittadini. Però consentitemi di farlo. Io sono una sportiva e lavoro sul sociale e non posso trascurare questi due argomenti che sono dei pilastri del nostro programma. Noi daremo la giusta attenzione sia allo sport che ai servizi sociali.
perché contribuiscono alla formazione dei cittadini e comunque dei giovani. Lo sport, per come lo intendiamo noi, è qualcosa, è un momento, è un'alta forma di aggregazione e anche di crescita dell'individuo. È per questo motivo che noi daremo allo sport una giusta attenzione, soprattutto perché riconosciamo il valore che le associazioni sportive hanno avuto nel nostro territorio. Ce ne sono tante e si occupano di varie attività sportive, però sappiamo che ognuna di esse ha un poco lavorato in maniera autonoma, forse, non mettendo a disposizione di tutti quella che è l'offerta che il nostro territorio dà in materia di sport. Ecco perché, come primo obiettivo, noi cercheremo di spingere le varie associazioni sportive all'incontro, perché solo lavorando in sinergia si riuscirà ad offrire a tutti i giovani del nostro territorio un'offerta abbastanza concreta e soprattutto a farla conoscere. Realizzeremo delle iniziative che saranno inserite all'interno di un progetto partecipato e comune, perché siamo convinti che la nuova amministrazione abbia un dovere particolare, quello di stare concretamente vicino alle associazioni sportive, ma con una presenza fisica anche all'interno delle loro sedi. Non possiamo non dire pubblicamente in questa sede che il calcio e il calcio a 5 negli ultimi anni hanno dato lustro alla nostra Melito. Abbiamo ottenuto dei risultati eccellenti che hanno fatto parlare, e io ve lo testimonio attivamente, di Melito un poco in tutta Italia. Noi riconosciamo questo grande valore che le società sportive, Futsal Melito, Mimmo Franco e tutti quelli che operano dietro il calcio, hanno avuto negli anni. Però in questa sede mi sento anche di dirvi che ci prendiamo un impegno, e l'impegno è sì, di riuscire a soddisfare le esigenze di tutte le associazioni calcistiche presenti nel nostro territorio, ma soprattutto noi ci impegniamo, perché è giusto che sia così, a stare accanto a tutti quegli sport che erroneamente vengono definiti minori, ma che per noi minori non saranno. Non ostacoleremo le iniziative che essi vorranno svolgere all'interno del territorio e cercheremo di stare accanto anche con un concreto contributo per quello che si può e per quello che il Comune ha a disposizione. Siamo consapevoli della necessità di dover abbattere quelle che sono le barriere che ostacolano lo sport per i diversamente abili, perché crediamo fermamente che lo sport sia un diritto di tutti i cittadini, anche dei soggetti diversamente abili. Hanno necessità di sviluppare il proprio benessere e di trovare un posto sicuro all'interno del nostro tessuto sociale. Cercheremo di parlare di sport all'interno di un organo particolare che costituiremo all'interno del Comune, che è una consulta, uno spazio fisico dove si scambieranno le idee e quelli che sono i progetti delle varie associazioni sportive. Solo così noi riusciremo a creare una certa sinergia, un operato comune di intenti almeno, sul campo dello sport. Certo, è sotto gli occhi di tutti che Melito, purtroppo, l'offerta sportiva che Melito può dare è abbastanza limitata. Siamo consapevoli del fatto che sia indispensabile migliorare e potenziare gli impianti sportivi di Melito. Ovviamente facciamo l'esempio del campo sportivo Saverio Spinella. Faremo un'attenta analisi dei costi, sia di gestione ordinaria che straordinaria, e valuteremo chiaramente la possibilità di affidarne la gestione a delle società esterne. Ci siamo consultati e riteniamo che Melito, per il numero della popolazione che ha e per quanto sia attiva nello sport, abbia diritto di avere una giornata che la caratterizzi, e sarà la giornata dello sport. Ci sarà una premiazione annuale di quelli che saranno i migliori atleti a Melito e le migliori società, e creeremo uno strumento di diffusione, un giornalino, qualsiasi cosa che possa essere diffuso sia tra i giovani che tra i meno giovani, e che metta a conoscenza di tutti quelli che sono le attività e gli sforzi che si svolgono all'interno del nostro territorio. Non possiamo sicuramente trascurare quello che è un nodo probabilmente dell'attività sportiva a Melito. Ci adopereremo e prendiamo un sano impegno, perché è una necessità di tutti, alla creazione, non alla ristrutturazione, né alla risistemazione, ma alla creazione di un palazzetto dello sport,
che sia una struttura polisportiva e polifunzionale, perché è necessaria a tutti. Io per prima ho vissuto questo disagio insieme a tutti quelli che fanno sport nel nostro paese. Come vi dicevo, abbiamo ottenuto dei risultati brillanti. Noi ragazze siamo riuscite a portare merito in Serie A nel calcio femminile, però abbiamo dovuto giocare o comunque esercitare il nostro diritto di disputare le partite in casa, non a merito, perché a merito non c'è un palazzetto dello sport. Abbiamo dovuto fare degli enormi sacrifici e spostarsi a Reggio, e questo è stato impedimento per molti che hanno dovuto scegliere di rinunciare alla possibilità di giocarsi la Serie A. Questo e tanti altri motivi ci spingono a dire che noi non lasceremo nulla di intentato, che ci adopereremo dopo la soluzione delle varie problematiche dei servizi primari anche alla realizzazione di un palazzetto dello sport. Nel rivolgere la nostra attenzione a quelle che sono le politiche sociali, noi di merito nel cuore siamo d'accordo nell'affermare che vi sia la necessità costante di promuovere iniziative volte a garantire il benessere dei cittadini, i diritti di cittadinanza sociale, l'autonomia individuale, la non discriminazione e l'eliminazione delle condizioni di disagio e di emarginazione. Crediamo fermamente che la nuova amministrazione, oggi più che mai, abbia il dovere di stare accanto a tutti coloro che hanno vissuto e che vivono quotidianamente delle condizioni di disagio e di difficoltà economica. È nostra intenzione attivarci per la creazione di una carta dei servizi, sì, una carta dei servizi che nella maniera più semplice possibile dia tutte le informazioni necessarie sui servizi che a merito e nel comune di merito vengono erogati, riguardo ai costi, le modalità di accesso, la tempistica nelle risposte. Il nostro operato mirerà alla creazione di centri di aggregazione, spazi fisici per agevolare l'incontro tra quelle che sono le agenzie educative, famiglia, parrocchia, associazionismo, genitori. Gli spazi fisici non li creeremo dal nulla. Merito ha molti edifici, il comune di Merito possiede molti edifici che sono chiusi, che vengono tenuti chiusi e vengono aperte pochissime volte l'anno per qualche mostra o per qualche dibattito importante. È giusto riconsegnarli ai cittadini, perché sono dei cittadini, con le dovute regole, ma è giusto riconsegnarli. Attueremo delle politiche assistenziali per anziani e diversamente abili. Ci sarà un servizio di assistenza infermieristico domiciliare e sicuramente ci proponiamo di mantenere l'assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili nelle scuole di tutti gli organi gradi. Progetteremo dei programmi sociali in collaborazione con le associazioni di volontariato. Promuoveremo dei centri di aggregazione e dei luoghi di aggregazione con nascita di piazzetti o luoghi chiusi dove è possibile, in ogni frazione. Quelle frazioni che oggi sembrano dormienti diventeranno frazioni vissute, dove i cittadini avranno, giovani ed anziani che siano, si sentiranno orgogliosi di viverci. Attueremo le politiche tese ad agevolare la tutela dei soggetti diversamente abili e staremo accanto alle loro famiglie, perché riconosciamo l'alto valore che essi hanno e hanno diritto di sviluppare la loro crescita all'interno dei centri protetti, ma anche all'interno delle strutture sociali aperte a tutti. Siamo convinti che la qualità dei servizi che un paese offre sia un segno distintivo dell'ente locale e noi vogliamo essere giudicati anche in base ai servizi che offriamo. Sappiamo che non possiamo vivere di sogni, ne siamo consapevoli, e sappiamo bene che l'attenzione che le fasce deboli hanno avuto negli ultimi anni è stata fortemente compromessa dalla pesante e costante riduzione dei trasferimenti statali o regionali. Ecco perché riteniamo che sia importante lavorare in rete, una rete dei comuni nell'area greganica attraverso piani di zona, terzo settore, regioni, risorse europee. Non lasceremo nulla di intentato. Noi oggi siamo qui a chiedervi uno sforzo, a chiedervi di sceglierci. Il 31 maggio, se voi sceglierete la nostra lista, se voi sceglierete i candidati di merito nel cuore, noi riusciremo ad attuare una politica atta a riportare il nostro paese a quella bellezza naturale che esso ha realmente e che merita di riavere. Grazie a tutti.
Grazie Patrizia, il prossimo intervento lo farà Salvatore Marrari. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti per il sostegno che date alla nostra lista. Io sono il geometra Marrari, sono un geometra abilitato con esperienza nell'ambito dell'impiantistica e dell'edilizia. Ho ricoperto per circa 10 anni il ruolo di direttore tecnico presso un'azienda specializzata in impiantistica tecnologica di Reggio Calabria. Provengo da una famiglia che nell'ambito dell'edilizia è da generazioni. Ecco perché credo che riuscendo ad amministrare potrei dare un valido e concreto contributo per cercare di migliorare alcuni servizi che necessitano sicuramente di una revisione consistente. A tal proposito, in merito appunto alle problematiche di ordine tecnico che sono presenti in varia misura sul comprensorio melitese, vorrei fare riferimento in particolare a 3 argomenti: acqua, strade e rete elettrica pubblica. Per quanto riguarda la nostra risorsa idrica, tasto dolente per la maggior parte delle frazioni melitese, nonché del centro stesso di Melito, sappiamo che una delle passate amministrazioni è riuscita a intercettare un finanziamento provinciale di circa 12,5 miliardi delle vecchie lire, su un totale di 29 miliardi, quindi quasi la metà. Certo, se diamo un'occhiata alle condizioni reali della nostra rete idrica, questo dato potrebbe sembrare irreale, perché le carenze sono molte e sotto gli occhi di tutti. Perdite sulla rete idrica in più punti, tratti di condotta nuova non ancora allacciati. Parliamo dei pozzi comunali che sono sul territorio comunale. Nella maggior parte dei casi non hanno il giusto dimensionamento. Nello specifico, le elettropompe che spingono l'acqua sono o sovradimensionate o sottodimensionate. Quindi ne consegue uno spreco di corrente elettrica con un'inevitabile ricaduta sulle casse comunali, quindi su tutti noi. Allora, l'intento della nostra giunta, se voi ci date l'opportunità, è quello di fare un'opera di monitoraggio e intervenire tempestivamente ed evitare dispersioni inutili, nonché lavorare in sinergia a quelle che sono le reali necessità dei cittadini melitesi, che hanno il diritto di poter usufruire di un servizio così prezioso anche e soprattutto nei mesi estivi. Veniamo al secondo punto, le strade. Analizzando le nostre, possiamo affermare che non ce n'è una praticabile. Buche dappertutto, cioè veri e propri crateri, toppe sull'asfalto posizionate qua e là, manutenzione e pulizia quasi inesistenti. In un paese come Melito, che ha tante carte da giocare per rilanciare l'economia, prima fra tutti il turismo, e basti pensare che ogni anno nelle nostre spiagge si riversano migliaia di persone, non è pensabile che il manto stradale sia combinato in questo stato. Tra le priorità di un'amministrazione comunale vicina alla popolazione, che cerca di rispondere concretamente alle necessità dei cittadini, vi deve essere quella di garantire la possibilità di guidare in tutta sicurezza. Sappiamo che con i commissari sono recepiti fondi per circa 240.000 euro da destinare al recupero del manto stradale. L'intervento della giunta Meduri, se riusciremo sempre ad amministrare, sarà quello di garantire una manutenzione delle strade che consenta una percorribilità adeguata. Ma ci impegneremo anche a vigilare sull'obbedato delle ditte che per vari motivi intervengono sulla strada. I lavori di ripristino del manto stradale vanno necessariamente eseguiti a regola d'arte per garantire un'opera di qualità ed evitare disagi ai cittadini. Il terzo punto
è quello della rete elettrica pubblica. Anche qui si può intervenire in vari modi. Il Comune di Melito ad oggi paga ben 105 contratti di fornitura elettrica che andrebbero verificati uno ad uno. Per fare un esempio qua vicino a noi, la scuola di Brunella risulta non operativa da tempo, però si continua a pagare una fornitura elettrica che potrebbe assolutamente essere sospesa, almeno per il momento, e riattivata con un costo di circa 80 euro quando la scuola sarà nuovamente funzionante. Quindi risparmio di soldi. Un altro esempio è il contratto energetico che è stato stipulato al campo sportivo Saverio Spinella, secondo me sovradimensionato per l'effettiva necessità, che comporta ovviamente un altro spreco di soldi pubblici, che va ad incidere ovviamente sulle spese sempre del nostro comune. E poi c'è una singolarità che vorrei far notare: la situazione che è presente sul viale Rimembranze. Esiste praticamente una doppia rete di illuminazione, tra l'altro poco funzionante, elaborata non so con quale criterio, poiché non tiene conto delle principali nozioni di illuminotecnica, dove i pali di illuminazione paralleli a quelli già presenti sulle Rimembranze, ma situati sulla nazionale, si sovrappongono e che invece potrebbero essere divelti e posizionati in un quartiere periferico, attualmente sprovvisto, dove sicuramente sarebbero più utili. Voglio concludere, non dilungarmi con fattori tecnici. Sono sicuro che se avremo la possibilità di amministrare e se la nostra giunta riuscirà a lavorare in sinergia con dipendenti comunali e ditte esterne, come si fa per una grande azienda, si vedranno sicuramente risultati positivi. Grazie a tutti. Grazie Salvatore, chiamo Maria Bruni. Buonasera a tutti voi che siete qui con noi di Melito nel cuore, perché così facendo ci date la possibilità di esprimere il nostro punto di vista sul lavoro che ci aspetterà una volta eletti. Sì, perché sono convinta che noi saremo eletti. Come ha detto Katia, io sono Maria Bruni, sono laureata in Economia e Commercio, svolgo la libera professione di commercialista ed inoltre sono moglie e mamma a tempo pieno. Qualche tempo fa Peppe Meduri mi chiese di appoggiarlo, nonché di far parte della sua futura squadra per concorrere a queste amministrative. Io risposi subito di sì, ma non perché fossi una sprovveduta e così facendomi gettandomi allo sbaraglio, ma per amore dei miei figli Miriam e Pasquale Samuele, per il loro futuro e per il futuro di tutti i nostri figli, affinché si possano creare i presupposti per il rilancio socio-economico del nostro paese, in modo da non dover più vedere i nostri figli emigrare verso realtà più floride. Io conosco Peppe Meduri da diversi anni, un professionista degno di stima, un padre e marito esemplare, un gran lavoratore che viene dalla gavetta e non ha avuto la strada spianata da altri, ma solo dal proprio impegno e dedizione, sostenuto da quella che è la sua famiglia, è diventato la persona che rappresenta, un uomo a modo, con valori etico-sociali e che a mio modesto avviso potrà rappresentarci tutti come primo cittadino di Melito. Purtroppo veniamo da anni di gestione sbagliata, che ha visto oggetto della stessa non il benessere dei cittadini, ma altri interessi che non ci accomunano. Noi candidati consiglieri, assieme a Peppe Meduri, cercheremo di ristabilire quella che è la normalità e il benessere di tutti i cittadini di Melito. Noi ci siamo posti degli obiettivi fattibili da poter realizzare in questa nostra realtà, che è il nostro comune, quale ad esempio il rilancio del buon nome del nostro paese, affinché non venga più associato a paese di mafiosi, garantire quelli che sono i servizi primari, quali acqua, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'illuminazione, il decoro urbano, eccetera.
nonché ridare slancio e freschezza a quella che è la casa comunale. Questa sera con voi vorrei affrontare una tematica che tratto quotidianamente grazie al mio lavoro ed è rappresentata dai tributi. Tributi che negli ultimi anni hanno provocato non poca confusione, sia a livello di applicazione sia a livello normativo. E per questo che ora vi chiedo, chi di voi non ha avuto dei problemi con i tributi? La risposta è scontata e sfido tutti voi ad affermarne il contrario. Ma scendiamo dai dettagli, parliamo dell'IMU sui terreni agricoli. Il nostro territorio, vuoi per conformazione agricola, vuoi per tradizione, è basato sull'agricoltura, settore primario sia per la nostra economia locale e nazionale, sia per la nostra vita sociale, e che attraverso essa crea una certa modalità del lavoro, una forza della famiglia e dell'intera comunità. Da noi questo settore è caratterizzato dalla coltura di un agrume, che sta riacquistando peso ed importanza, sia nel mercato locale, ma soprattutto nel mercato mondiale, e che si produce solo in questo lembo di terra. Sto parlando del bergamotto, l'oro verde delle nostre campagne, e che noi, di Melito nel cuore, vogliamo rilanciare e incentivare quella che è la sua produzione. E come fare? Attraverso quelli che sono degli interventi mirati ad alleggerire la pressione fiscale anche dei coltivatori agricoli, tra l'altro, naturalmente. I terreni agricoli sono soggetti ad IMU, ad aliquota ordinaria, che varia dal 4,6 al 10,6 per mille, stabilita mediante delibera comunale. Qualche mese fa ho cercato un dialogo con i commissari affinché ci fosse la possibilità di ridurre tale aliquota dal 7,6 al 4,6 per mille. Questa sera sono felice ed orgogliosa di comunicare che proprio l'altro giorno gli stessi hanno abbassato questa percentuale al 5,6 per mille. Certo, noi avevamo cercato la riduzione di 3 punti percentuali, però 2 punti percentuali per noi è un grande risultato, è una grande vittoria e ne sono orgogliosa. Quindi alla fine, dopo tante incertezze e confusione, l'IMU sui terreni agricoli è realtà e va pagata. Certo, per il 2014 ormai abbiamo pagato una bella somma. Un altro dato importante che ci funge da campanello d'allarme è dato anche dalla percentuale di evasori che si hanno registrato per quanto concerne il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli. Sì, perché questo dato ci deve fare riflettere e ci fa da campanello d'allarme, perché l'attuale normativa prevede una sanzione pari al 200% dell'imposta che il contribuente avrebbe dovuto pagare. Che significa questo? Facciamo un esempio spicciolo. Se l'imposta che il contribuente, che il cittadino avrebbe dovuto pagare di IMU sui terreni agricoli era pari a 1.000 euro, la sanzione equivale a 2.000 euro, quindi il 200%, a parte gli interessi. Quindi a fronte di 1.000 euro il cittadino deve pagare 3.000 euro, naturalmente in fase di accertamento. Questo cosa porta? Porta ad una stanchezza dello stesso, il quale di conseguenza non va a pagare non solo quella che è l'IMU sui terreni agricoli, ma nemmeno anche altri tributi. Noi ci impegniamo con voi questa sera per quanto concerne la questione tributi, e compito naturalmente che diciamo piuttosto arduo e non facile, però non impossibile, considerando naturalmente quello che abbiamo ereditato da questi anni che sono passati, sia di commissariamento ma anche di amministrazioni precedenti. Ancora, in questo periodo di campagna elettorale, confrontandomi con la cittadinanza, è emerso un dato rappresentato dalla rassegnazione generale della popolazione, generata ed alimentata da anni di gestione non corretta. Non vorrei essere ripetitiva, ma sarà nostro impegno ristabilire la normalità e far cambiare idea a quanti sono ormai rassegnati che l'attuale realtà rappresenti la normalità e non l'eccezione. Concludendo, vi invito a riflettere sulle persone dalle quali vorreste essere rappresentati e vi esorto ad andare a votare il 31 maggio. Fatelo con il cuore, fatelo con Melito nel cuore. Bravo.
Grazie anche a Maria Bruni per questo particolare intervento. Adesso chiamo Mimmo Marcianò. Buonasera a tutti. Chiedo scusa intanto per lo stato della mia voce, perché ho un'influenza in atto. Cerco però di essere chiaro lo stesso. Allora, io sono Mimmo Marcianò, per la prima volta impegnato direttamente in una competizione comunale, sebbene da sempre la passione politica mi ha caratterizzato sin da piccolo e magari per molto tempo dietro le quinte. Mi sia consentito adesso però di fare una serie di saluti, perché è doveroso, perché non si arriva qui e a questo stato per caso, ma ci si arriva soltanto attraverso l'impegno, la dedizione, la disponibilità e l'amicizia fra un gruppo di persone che è riuscito a costruire una squadra degna, una squadra che sicuramente a nostro avviso sarà squadra di governo della nostra cittadina. Io voglio salutare tutto il popolo di Prunella, perché in questi mesi ho avuto la fortuna e il piacere anche di conoscerli personalmente uno a uno. Io, se guardo a destra, a sinistra, al centro, vedo dei flash, perché con ognuno di loro ho condiviso dei momenti belli, meno belli, un po' turbolenti, che ci hanno portato fino alla costruzione della lista. È proprio vero però che il popolo di Prunella è un popolo di persone leali, affettuose e tenaci. E consentitemi il termine, io questa sera mi sento uno di voi. E chiedo però con me di applaudire tutta la squadra di Merito nel Cuore che c'è qui sul palco. E da me e da Prunella, si dice di solito Prunella, feudo dell'ingegnere Peppe Meduri, noi, quale compagine politica, rivolgiamo con un applauso, un saluto anche ai nostri avversari. Vedete, a Merito si è verificato un cortocircuito politico. Nel momento in cui si verifica un cortocircuito, normalmente si deve avere la forza di rimboccarsi le maniche e ripartire. Sebbene il giudizio non ci appartiene, sebbene la credine e l'astio non sono valori che portiamo dentro, possiamo con orgoglio dire che tutti i rappresentanti che sono qui sul palco non sono stati minimamente responsabili del fallimento politico che è accaduto a Merito Portosalvo. Un fallimento purtroppo che è sotto gli occhi di tutti, un fallimento che parte, proviene da lontano, continua nel tempo, nel presente, che però non ci dovrà più essere nel futuro. Io, vedete, vivo la politica come passione, come servizio, e mi arrabbio nel momento in cui vedo che la politica latita nei momenti cruciali della vita cittadina del paese, di una comunità. Non può essere che l'ospedale di Merito Portosalvo lentamente e giornalmente e costantemente ha avuto il suo declino. Ma questa classe politica dov'è? Di che cosa si occupa? Ma non solo l'ospedale. Noi abbiamo perso una serie di servizi. Noi dopo 100 anni, quasi, non 180, abbiamo perso anche la pretura, il mandamento del giudice di pace, e anche lì questa politica dov'era? I nostri sindaci dov'erano? Di cosa si occupavano? Bene, l'impegno che noi dobbiamo fare, e lo prendiamo solennemente stasera, è che noi dobbiamo avere l'attenzione verso quello che è essenziale. È essenziale sono i servizi, è essenziale è tutto quello che può arricchire una comunità. Ora noi abbiamo dei passaggi fondamentali che non possiamo perdere.
che sono la città metropolitana, dove merito dovrà essere il fulcro baricentro di tutta l'area grecanica, perché sarà un punto cruciale per poter riuscire a sviluppare delle tematiche, delle dinamiche economiche di sviluppo. Merito nel cuore, sin da subito, dovrà garantire i servizi essenziali. Io per servizi essenziali intendo già un servizio migliore per quanto riguarda la fruizione dell'acqua, della raccolta differenziata, della manutenzione delle strade, dell'illuminazione, dei cimiteri che, scusate che mi permetto, nello stato in cui si trovano non rappresentano un paese civile. Non può essere che un cimitero abbia degli orari a piacere o quantomeno degli orari minimi. Non può essere nemmeno che, guardate, non lo facciamo per polemica, ma purtroppo sono cose che sono accadute. E malauguratamente due persone, che sono anche persone, due genitori di due cari amici miei, muoiono il martedì. Cosa è accaduto a Merito Portosangue? Che le salme sono dovute rimanere ospiti della cappelletta del cimitero. Qual era la motivazione? Che il mercoledì a Merito non c'è un custode. Questa è una vergogna per noi, per una mancanza di rispetto per i nostri defunti, ma soprattutto è una vergogna perché la civiltà di un paese si misura anche da questo. Pertanto noi daremo massima attenzione a tutte queste priorità. Cercheremo sin da subito anche di impegnarci a recuperare, laddove è possibile, qualche servizio essenziale che ci è stato tolto. Da ultimo c'è stata una circolare ministeriale, la numero 3826, che dà la possibilità ancora di riappropriarsi dei giudici di pace. Non vi è dubbio che questo può accadere soltanto laddove tutti i sindaci del comprensorio, noi diciamo tecnicamente del mandamento di competenza, perché il mandamento di competenza nostro andava da Montebello ad Africo, devono cercare di reperire le risorse, che siano risorse sia umane e risorse sia anche strutturali, nel senso che questa operazione deve ricadere sulle spalle degli enti comunali. E credo, e questo me lo dovete concedere e perdonare, in questi anni quanti sprechi abbiamo fatto, quanti fitti abbiamo pagato, quanti stabili abbiamo, quante attrezzature abbiamo di proprietà comunale. Quindi non vi è dubbio che Merito potrà ospitare nuovamente l'ufficio del giudice di pace, e non vi è dubbio che Merito si accollerà per la parte di competenza i relativi oneri. Questo lo dobbiamo fare entro il 31 luglio, perché questa istanza va presentata al Ministero, che a sua volta successivamente controllerà se ci sono tutte le condizioni, e questo però avrà un arco di tempo temporale che si concluderà a febbraio 2016. Quindi io sono convinto che con una buona attenzione, con un grande impegno, riusciremo a riportare a casa l'ufficio del giudice di pace. Solo per concludere, io in premessa mi sono soffermato magari sul saluto, sul ringraziamento verso la comunità di Pruneta, ma personalmente un ringraziamento e un applauso caloroso lo voglio fare a Peppe, che è stato tenace, è stato forte e che ha avuto anche la forza, diciamolo così, e la fortuna di avere dei compagni di viaggio degni di attenzione e di merito. Grazie.
Grazie Mimmo. Adesso chiamo Rocco De Pietro. Buonasera. Grazie a tutti voi di essere qui con noi stasera, in particolare un grazie a chi eroicamente sta resistendo nonostante il freddo in maniche di camicia. Non vi nascondo una certa emozione, pur essendo abituato a parlare in pubblico, un'emozione dovuta a due motivi. Il primo è che difficilmente mi capita di parlare di fronte ad una platea così numerosa e attenta. Il secondo è che questo sta accadendo a casa del futuro sindaco di Melito, l'amico di sempre Peppe Meduri. Melito è il paese dove sono nato, dove ho coltivato le mie speranze. Ho 51 anni, ho formato una famiglia, ho cresciuto dei figli. Potevo starmene a casa, invece ho scelto di candidarmi. Ho scelto di farlo perché mi sono stancato, come voi, di vivere in un paese dove i diritti passano per favori, dove il degrado ha raggiunto livelli insopportabili. Un paese che dopo anni di prospettive e di belle speranze è stato ridotto a poco più di un dormitorio da forze politiche legate a doppio filo con un passato politicamente fallimentare. Un paese dove a fronte di tasse salate i servizi vengono erogati a singhiozzo o addirittura non vengono neanche erogati, dove la politica è stata considerata sempre un affare privato che ha privilegiato sempre i pochi a discapito dei tutti. Dobbiamo dire basta, basta a tutto questo. La politica melitese è stata travolta dai fatti, è superata dai tempi. La passata amministrazione, schiacciata dal peso del terzo scioglimento, ha lasciato il paese nelle mani di una terna commissariale che ha profuso i propri sforzi per cercare di salvare dal dissesto finanziario il comune, garantendo comunque il minimo sindacale in termini di servizi e manutenzione. Qualcuno di questi tempi sta cercando di addossare impropriamente le colpe del degrado che stiamo vivendo ai commissari, nel vano tentativo comunque di lavarsi la coscienza. Non è assolutamente vero. Il degrado e l'indifferenza a cui ormai purtroppo siamo abituati proviene da molto più lontano nel tempo. In questi due anni si è solo conservato. È un momento molto difficile. Sappiamo però quello che non vogliamo, ma insieme a tutti voi che ci darete la fiducia, sappiamo anche quello che vogliamo. In questo momento non c'è bisogno di falsi profeti e salvatori della patria, ma di persone con la testa sulle spalle, di esperienza consolidata, creative e professionali, capaci di dare una mano e di saper guidare la macchina politico-amministrativa locale. Il futuro che ci attende deve essere il tempo della ricostruzione sociale ed economica, un tempo di speranza. Adesso non bisogna voltare pagina, bisogna cambiare libro. Urge ripartire e bisogna farlo con nuovi amministratori, capaci e competenti, con le idee chiare di quello che ci vuole per la nostra città. Melito nel cuore è una lista civica che si ispira solo ed esclusivamente al bene comune di tutti noi.
Probabilmente qualcuno di noi ha una tessera di partito in tasca, ma questo non condiziona e non condizionerà mai in nessun modo l'attività amministrativa. Di onorevoli e deputati e senatori, cavalcare le scene dei comizi elettorali ne abbiamo visti fin troppi. Arrivano, ci riempiono le orecchie di aria fritta e sistematicamente un minuto dopo scompaiono nel nulla. Ma chiedo a voi, ci hanno mai tutelato dallo stato di decadenza in cui è finito il nostro paese? Rispondo io per voi, mai. Noi di Melito nel Cuore abbiamo una grande prerogativa. La libertà di un autogoverno senza vincoli o condizionamenti esterni. Noi non siamo quelli delle passerelle elettorali. Noi non abbiamo bisogno di qualcuno che venga a metterci il cappello. Siamo persone che viviamo il quotidiano, che salutiamo e stringiamo la mano sempre e non solo durante la campagna elettorale. Siamo 17 persone che non si sono ritrovate unite per caso. Il nostro è un gruppo affiatato, convinto che solo facendo unione squadra e che solo contando sempre sull'appoggio degli altri 16 della lista si può avere il vero cambiamento per Melito. Ci sono 3 liste in pista in questa tornata elettorale. A chi pensa che la scelta sia fra il votare noi o una delle altre 2, dico che si sbaglia. La vera scelta è decidere di mantenere, se non peggiorare, l'attuale situazione di decadenza o votare noi che siamo in grado di cambiare in meglio. La mia esperienza e tutto il mio impegno al servizio di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande determinazione. Tra 9 giorni possiamo decidere di dare una vera svolta al nostro Paese. Noi ci stiamo seriamente provando, ma solo insieme riusciremo a farlo. Dateci il vostro voto di fiducia e cambieremo la sorte del nostro Paese. Votate per Melito nel Cuore con Peppe Meduri, sindaco. Grazie Rocco De Pietro. Adesso chiamo la più giovane dei candidati, Cozzucoli Fabiana. Buonasera a tutti. È davvero emozionante essere qui a parlare di fronte a tutti voi perché sono a casa mia praticamente. Non avrei bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Sono Fabiana Cozzucoli, ho 23 anni e vivo qui a Prunella. Sono alla mia prima esperienza di candidatura elettorale alla carica di consigliere comunale e sono onorata di aver avuto la possibilità di aderire a questo progetto. Progetto che mi è stato proposto dall'ingegnere Giuseppe Meduri e per il quale inizialmente sono stata molto perplessa, ma sono stata subito comunque onorata di aver avuto la possibilità di poter aderirci. Sono laureata in lettere con curriculum docente di lingua italiana stranieri, ho esperienza nell'insegnamento dell'italiano a stranieri, a studenti stranieri universitari e mi sto specializzando in tradizioni classiche. Inoltre ho conseguito degli studi specifici sulla lingua greco-calabra attraverso la collaborazione con il sito ellenofono
grecanica.com e proprio su questo tema ho anche pubblicato un libro. Ritengo infatti che questa sia una tematica molto importante perché è fondamentale valorizzare, promuovere e diffondere la nostra cultura e le nostre tradizioni. Infatti queste sono la linfa vitale per uno sviluppo turistico da inserire in un circuito culturale e naturalistico che offra la possibilità al nostro comune di riacquistare l'importanza che per anni ha rivestito all'interno dell'area grecanica. Il mio motto è impariamo dal passato. Questo non significa soltanto evitare naturalmente di ricadere negli errori di un passato recente, significa anche e soprattutto riprendere coscienza e riappropriarsi dei valori che affondano le loro radici nella cultura della Magna Grecia. Il nostro progetto politico coinvolgerà le scuole, le associazioni culturali e i giovani del territorio affinché si possano concretizzare dei percorsi di crescita culturale e sociale per il nostro paese. Questa è la nostra prerogativa. Posso dire che io, come tutti i componenti della lista Melito nel cuore, amo profondamente il mio paese e soffro nel vedermi offesa la dignità. Ecco perché ho deciso di dare il mio personale contributo a questa lista a sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Meduri. Ho accettato di spendermi in prima persona perché da subito ho capito che il progetto è ambizioso. Voglio anche dire che noi giovani siamo i principali protagonisti e i diretti destinatari di qualsiasi cambiamento sociale, civile e politico. Ciò che mi sta più a cuore è che si lavori con onestà, con passione e con amore. E noi della lista Melito del Cuore in questo siamo certezza e garanzia. Passione, passione che cercherò di trasmettere a tutti voi tramite il mio e il nostro operato. Sono proprio i giovani di Melito Porto Salvo, che devono riscoprire la passione per il nostro territorio, per la nostra identità, per la nostra terra. Questo è il nostro principale e ambizioso progetto politico. Posso anche dire che se nessuno darà mai la possibilità alla mia generazione di fare delle scelte, questa esperienza non la potremo fare mai. E io oggi posso soltanto ringraziare ed essere grata di chi mi ha coinvolto in questo progetto. Sono fiera e soddisfatta dunque di far parte della lista Melito nel Cuore e condivido appieno la scelta del nostro candidato a sindaco per aver puntato su un gruppo giovane e volenteroso, ma soprattutto affiatato e coeso, che ascolta e condivide. Voglio precisare infatti che noi siamo la lista con l'età media più giovane. Io e la mia squadra non facciamo false promesse faraoniche e irrealizzabili. L'unica promessa che mi sento di fare è quella di metterci a servizio di ogni singolo cittadino, di chi ha bisogno e di impegnarci con onestà, trasparenza e serietà per il bene di Melito, perché Melito possa riprendersi la dignità sociale e politica di cui ha bisogno e possa nuovamente riappropriarsi del ruolo storico che per anni lo ha contraddistinto. Voglio aggiungere che sono amante del teatro e dell'arte in genere e sono anche una presenza assidua per tutti gli spettacoli che sono in programma nel territorio. E proprio in quanto amante dell'arte io so quanto questa nel territorio soffra. Sono onorata, e come me tutta la mia squadra, del fatto che la villa comunale a Melito 2 giorni fa sia stata riaperta. Era uno dei punti fondamentali del nostro programma perché era indecoroso il declino in cui si trovava. Noi faremo in modo che proprio alla villa comunale, luogo quando era in auge di incontri di giovani e bambini, ma anche di cultura, faremo in modo proprio che riprendano queste attività di svago pomeridiane e serali, creando un calendario eventi che faccia sì che la cultura abbia una collocazione di primaria importanza per la città di Melito. Questo perché so che sono proprio i melitesi a richiederlo. Ho parlato di teatro perché
faccio parte di una compagnia e so che a me di una compagnia teatrale è la Palcoscenico 91, che saluto con affetto. E a Melito sono presenti numerose associazioni teatrali, una di queste è proprio qui a Prunella, il Nuovo Teatro Aquila, che saluto con profonda stima. E so quanti sacrifici fanno per realizzare degli spettacoli o delle rassegne, molte delle quali ogni anno si tengono proprio in questa piazzetta a Prunella. Artisti però non sono soltanto gli attori, artisti sono i ballerini, i musicisti, i cantanti, i pittori, gli scultori e chi più ne ha più ne metta. Tutte professioni e hobby che pullulano a Melito. Noi proponiamo perciò la valorizzazione di queste figure attraverso mostre e rappresentazioni che ne diano lustro. Ovviamente mi duole dire che tutto questo non è tra le principali priorità di Melito. È indiscutibile che ciò che più preme al momento è ben altro. Infatti non avrebbe senso assistere a qualsiasi spettacolo o mostra che sia ed essere circondati dalla spazzatura oppure inciampare in una buca. Bisogna quindi prima di ogni cosa rendere Melito una città vivibile e accogliente per poter apprezzare e godere appieno di tutto ciò che i nostri artisti hanno da offrirci. Crediamo anche che in un paese come Melito, ricco di figure colte e preparate, sia indecorosa la mancanza di una biblioteca comunale, che sia luogo di studio, ricerca, formazione e incontro sociale. Bisogna inoltre mirare a combattere la dispersione scolastica attraverso convenzioni e progetti atti a facilitare i più bisognosi, tramite buoni libri, mense scolastiche, borse di studio, per fare in modo che non sia un grosso peso per le famiglie persino l'istruzione. Dobbiamo impegnarci affinché i ragazzi melitesi non siano costretti a costruirsi una famiglia e una vita migliore fuori dalla loro terra. Colgo l'occasione per salutare tutti i miei compaesani e coetanei che sono fuori per motivi di lavoro. Per fare tutto questo bisogna cercare di lavorare in collaborazione per risolvere tutti quei problemi che spingono i giovani e ahimè anche i meno giovani a lasciare il paese per fare in modo che Melito sia punto di ritorno e non sempre punto di partenza per una generazione ormai disillusa e senza speranze. Questa non deve essere più solo un'utopia, ma una realtà concreta su cui tutti siamo chiamati a impegnarci fattivamente. Noi vogliamo accendere la lanterna della vostra speranza. La certezza che abbiamo è che lavoreremo con sinergia e passione per fare in modo che la nostra comunità abbia un'amministrazione pulita, degna e fiera di mettersi a servizio di ogni singolo cittadino, con una politica che ascolti tutti, dai bisogni degli anziani a quelli dei bambini, dalle necessità di un padre di famiglia a quelle di un diversamente abile. Noi ci proponiamo di formare una famiglia che sia improntata sui valori della solidarietà e della condivisione e siamo pronti a far risvegliare la nostra città a partire proprio da Prunella. Voglio ringraziare chi mi sostiene e mi ha spinto a fare questa scelta, una scelta davvero importante e che richiede molto impegno da parte nostra. E esorto tutti quindi a fidarvi delle nostre idee e del nostro programma, perché noi siamo veramente fortemente motivati dal momento che abbiamo Melito nel cuore. Cedo la parola, ringraziandovi, al nostro candidato a sindaco Giuseppe Meduri, che come me non ha bisogno di presentazioni perché gioca in casa. Grazie. Naturalmente queste piazze mi hanno visto spesso presentare tante manifestazioni, la festa dell'Emirato, mai a farmi piangere come stasera. Non credevo veramente di riuscire a emozionarmi così. Io sarò telegrafico stasera, giusto il tempo per fare da parte mia, che giochi in casa,
E credetemi, gioco veramente in casa perché mi siete state sempre molto vicino, così come io lo sono stato con tutti voi. Io voglio ringraziare i componenti della mia squadra, la squadra di cui sono orgoglioso, fiero, onorato di capeggiare questa squadra: Maria Bruni, Costarella Claudio, Crea Concetta Patrizia, Cutrupi Caterina, Cozzupoli Fabiana, Demetrio Domenica, De Pietro Vincenzo Rocco, Marciano Domenico, Salvatore Marrari, Mimmo Martino, Antonino Meduri, Pratico Natale, Bruno Sergi, che non è qua presente perché sta lavorando all'ospedale di Reggio, Scrivo Paolo, Toscano Emma, Zappi Elena. È veramente difficile poter trovare le parole per, diciamo, colorare come ognuno di questi componenti di questa squadra, di componenti di squadra, di questa squadra merita. Io vi ringrazio, ringrazio le vostre famiglie, ringrazio i vostri parenti, ringrazio il vostro staff, come ringrazio lo staff che ci sta seguendo. Ringrazio i presentatori della nostra lista, il geometra Pepe Nucera e l'avvocato Anna Battaglia. Ringrazio coloro che ci hanno, diciamo, fatto da chioccia per la formazione di questa lista, perché non nasce come sono nate forse le altre liste in pochi giorni o in qualche mese. La lista di Merito nel Cuore è una storia molto lunga, una storia che dura da anni. Non faccio un torto a nessuno, me ne assumo la responsabilità. Un grazie di cuore va al dottore, al dentista Bruno Sergi, a Nino Romeo, e mi scuso con quanti non nomino. Per tutti, come per tutti voi, per tutti i candidati nella lista, nel mio piccolo cuore c'è un grande spazio, lo spazio che vi siete meritato e ritagliato. Un grazie va anche a Studio 95, Telemerito, Teleboa Marina, all'amico Dario che ha fatto lo sport per chiedere il consenso di coloro che non sono presenti. Io naturalmente, telegraficamente, mi tocca, è doveroso da parte mia dirvi che il peso che ci siamo caricati sulle spalle lo sentiamo tutto. Ma siamo convinti che Merito non merita di trovarsi in questa situazione. Merito è stata ferita nel suo orgoglio, mortificata nella sua dignità, e lo dico, lo ridico, non mi vergogno di questo, ma Merito deve rinascere e con noi può rinascere. Quindi stasera siamo qua per suonare la carica, per farla partire da quella che è stata sempre la mia roccaforte e che sarà non la roccaforte per la vittoria di Merito, ma sarà la luce che illuminerà Merito. Solo qualche flash per salutare e ringraziare la commissione straordinaria per quanto ha fatto. Diceva Maria Bruni che ha abbassato di 2 punti percentuali l'IMU sui terreni agricoli, non è poco, poteva farne 3 di punti di riduzione, dal 7,6 al 4,6, ma ci credo che il 5-6 per noi è una grande vittoria, è una vittoria di tutti i cittadini, contadini onesti di Merito Portosalvo. Noi siamo stati soltanto la loro voce, così come siamo la voce dei pescatori e di tutti i cittadini che vogliono una Merito migliore. Ieri, se avete avuto modo di leggere il giornale, la notizia che ci preoccupa, che ci ha preoccupato, che ci ha portato a confrontarci e a chiedere lumi da commissari, è quella del credito che ASED dice di avanzare dalle casse comunali. 3.675.000 euro. Naturalmente mi sono precipitato dai commissari per sentire anche l'altra campana. Il dottor Giannelli, la dottoressa Di Raimondo mi hanno dato dei numeri che vi partecipo, è giusto che vanno partecipati. ASED ha avuto negli ultimi 2 anni, signori, qualcosa come 6 milioni di euro. A fronte del credito
di 3.675.000 euro. ASED deve versare al comune le somme che vanno per la discarica. Pagamento insolito che il comune di Melito, nelle persone della triade commissariale, quindi del sindaco, ha onorato. Quindi non sono 3.675.000, ma sono molto meno. La commissione ha proposto una transazione che ASED ha rifiutato, proponendo un arbitrato che non è previsto dal capitolato. Naturalmente noi di Merito del Cuore diciamo che sposiamo quella che è la posizione dei commissari e la posizione dello Stato, e diciamo anche che noi di queste vertenze non ne vogliamo più, quindi metteremo un punto, e speriamo che sia così, perché non è giusto che i cittadini paghino per un servizio che non hanno avuto o hanno avuto a singhiozzo. E quindi l'unica direzione è quella della differenziata, che speriamo parti presto, perché è stata appaltata. Naturalmente forse altri non vogliono che questa parte. Noi l'abbiamo messo come priorità, così come priorità per noi è guardare nelle tasche di voi cittadini, perché se il 50%, questo è un altro dato fornito, di noi, di voi cittadini onesti, non è riuscito a pagare la TASI e l'acqua, sicuramente questo è un problema che ci preoccupa e non poco. Io mi avvio alle conclusioni. Naturalmente non mi posso esimere da fare un appunto per le altre due liste. Abbiamo sempre detto che nel nostro percorso noi intendiamo incontrare avversari, amici con cui collaborare dopo il 31 maggio, dopo la nostra vittoria, perché noi crediamo, siamo sempre convinti di essere molto avanti. Loro dicono che stanno recuperando, li lasciamo convinti, ma rimaniamo nella nostra convinzione che loro potranno combattere, ma solo per il secondo posto e tra di loro. Merito città da cambiare, guidata dal Carmelo Minniti. Noi abbiamo avuto da parte loro qualche attacco diretto, abbiamo, diciamo, un po' provocatoriamente, in maniera ironica, risposta. Registriamo con piacere, con immenso piacere, qualche telefonata privata di qualche candidato gradita, che ci ha ringraziato, che ha accolto di buon grado il nostro invito alla collaborazione, e andiamo avanti e passiamo all'altra lista. La lista capeggiata dall'altro ingegnere, Gianni Marino. E qua, signori, qualche precisazione va fatta. Noi abbiamo detto che siamo partiti circa 2 anni fa a creare questa bella squadra. Io naturalmente, qualcuno ci ha fatto il rimprovero, diceva: come mai 2 ingegneri di Brunella? Brunella quindi avrà il sindaco, dice qualcuno. Vabbè, questo c'è già e il peso me lo sento. Ingegnere Marino forse poi egoisticamente ha voluto che Brunella avesse anche il capo dell'opposizione. Noi glielo auguriamo, ma deve arrivare almeno secondo per essere tale. Io personalmente ho avuto un confronto con lui 3 mesi fa. Lui l'ha dichiarato in conferenza stampa che soltanto un mese fa si è deciso di scendere in campo, e crediamo veramente con presunzione che Melito non debba avere un sindaco che nasce dall'oggi al domani. Melito merita qualcosa di più. Melito non può vivere di improvvisazioni. Noi siamo convinti che per fare riemergere e risorgere Melito agli antichi splendori si debba programmare e progettare per tempo. Quindi l'ascesa in campo dell'ingegnere Marino a un mese dalle elezioni non può che amareggiarci. Però bisogna andare avanti.
Bisogna andare avanti nel rispetto dei ruoli, ma soprattutto nel rispetto della persona. E questo da parte nostra non è mai venuto meno, non verrà meno. Però, e concludo perché la serata è veramente fredda, vedete, uno per fare il primo cittadino deve avere un minimo di coerenza. Parliamo dell'incoerenza che ha avuto nella centrale a carbone. Ingegnere Vanino è presidente, vicepresidente della Coresvit, che era per il sì a carbone. Nell'ultimo incontro, quello avuto con la Gazzetta del Sud, dice che come politico è per il no, come ingegnere era per il sì. Ma scusatemi, uno non può stare con un piede da una parte e uno dall'altra, o se è carne o se è pesce. Se poi per racimolare qualche voto in più, sempre per arrivare secondo, il parere deve cambiare, vabbè, lasciamolo, glielo lasciamo pur credere. Allora, concludo questo mio intervento partecipandovi all'incontro di domani sera nella frazione Pilati, alle ore 18, noi incontreremo i cittadini della frazione Pilati. Martedì alle 19 in Viale Rimembranze faremo il nostro comizio, parleranno gli altri candidati a consiglieri, tanto per farci conoscere un po' meglio, per far conoscere anche l'altra parte della squadra che fino ad oggi non ha parlato, ma non perché, come dice qualcuno, non è in grado di parlare. Questo è altamente offensivo, rispediamo al mittente queste offese gratuite. Noi non vogliamo dare lezioni, ma con presunzione non intendiamo subirle. Noi di Melito nel cuore, proprio perché facciamo le cose del cuore, siamo il meglio, non il meno peggio. Il meglio che Melito possa avere. Lo diciamo a testa alta, lo diciamo convinti delle nostre forze, ed io che ho avuto il piacere di poter confrontarmi spesso, non solo con i ragazzi, con i miei compagni di viaggio, alcuni dico ragazzi perché siamo la squadra più giovane, e Fabiana, se vieni qua, Fabiana è la più giovane candidata tra le tre liste. Altri si erano prefissi l'obiettivo di avere l'over 40, noi abbiamo la squadra più giovane, quindi il primo obiettivo è stato abbondantemente raggiunto. Ci sentiamo di poter dire che l'altro obiettivo, quello di traghettare Melito dove Melito merita, è quasi fatto. Ora, per far sì che questo miracolo a cui io, noi, tutti i componenti di Melito del Cuore crediamo e abbiamo creduto, per questo chiediamo a voi di spendervi per noi, di suonare assieme a noi la carica, di chiedere assieme a noi il consenso, perché più siamo e più lontani possiamo arrivare. Il nostro programma è concluso, il programma è un programma aperto, programma in continua evoluzione, un programma che chiede l'aiuto di tutti e chiede soprattutto le idee di tutti, idee che devono andare in un'unica direzione, nella direzione del bene comune, nella direzione di un futuro migliore per noi, per quelli più anziani di noi, ma soprattutto per i nostri figli. Per questo noi abbiamo deciso tutti assieme, venite qua assieme, cortesemente. Signori, il 31 maggio per noi partirà la sfida più difficile della mia e della nostra vita, la sfida di far tornare Melito ad essere non più città di 'Ndrangheta, paese di 'Ndrangheta, ma essere il paese più bello della Calabria, il paese dove si vive nella normalità, il paese che possa dare occasione di sviluppo
il paese che non deve avere più i nostri coetanei, i nostri giovani, i nostri figli emigrare per trovare lavoro, il paese dove tutti noi assieme possiamo dire con orgoglio: siamo melitesi, siamo il meglio della Calabria, siamo il meglio dell'Italia, perché le nostre bellezze, le bellezze del nostro paese, difficilmente si possono trovare altrove e si trovano altrove. Io vi ringrazio di cuore. Il 31 maggio votate Merito nel cuore, votate per noi e votate per voi. Bravo. Votate Merito nel cuore. Grazie.